Buonasera, Santo Vazzana e Consolato Scortino. Santo, presentaci il tuo amico. Beh, vabbè, non ha bisogno di presentazioni. È sicuramente un giocatore per la categoria super, è un playmaker davvero ottimo che secondo me molte squadre avrebbero voluto averlo nel roster. Mi sento molto fortunato di condividere ancora una volta un'altra stagione con lui, soprattutto per il rapporto che ci lega ormai da anni e per dare un seguito comunque all'esperienza già iniziata insieme, intrapresa al Botteghello in questi ultimi 3 anni. Allora, Santo per me è il capitano fin dagli anni della scuola di basket Viola, ritrovato poi alla Botteghelle, è un vero leader dentro e fuori dal campo, una persona che non ti può non stimolare, una persona che ti incoraggia sempre e sa sempre come aiutarti, sia, ripeto, sia dentro che fuori dal campo. Un amico prima di tutto, un ottimo giocatore, non potrei essere più felice di ritrovarlo in questa avventura al Villa. Perché Villa San Giovanni? Perché è stato. Ho parlato e ho conosciuto delle persone che mi hanno saputo convincere, mi hanno saputo accogliere e soprattutto mi hanno saputo subito integrare in un gruppo già rodato, fatto di persone che già conoscevo, di uomini di pallacanestro, e penso sia la scelta giusta per me e troverò un ambiente familiare. Sicuramente all'occhio di tutti che il Villa, seppur con occhio esterno, è sempre stato da me considerato un ottimo gruppo, formato da gente appassionata di pallacanestro, a partire dalla dirigenza, al finire i giocatori e tutti gli allenatori che hanno ruotato attorno a questo network, diciamo. Perciò, essendo che il mio percorso alla Botteghelle è finito dopo 6 stagioni, è stata la realtà, a mio avviso, più vicina alle mie esperienze passate, ovvero una realtà che si vuole divertire a suon di pallacanestro, divertire fuori dal campo, che è fondamentale, e quindi sono molto contento di essere qui e non vedo l'ora di iniziare. Michele Sura ci arrende, che ne pensi? Michele Sura ci arrende, è un crack, ragazzi, ve lo vado dicendo. No, io sono contento per lui, spero si trovi bene e che mi accolga la prima trasferta disponibile, così ci divertiamo un po' in serata. Santo, sei consapevole che quando tuo fratello firmò per il Villa aveva molti più capelli? Hai Pietro aveva capelli lunghissimi, infatti. paura di questo rischio per te? No, penso che e spero che ci sia stato un salto generazionale sotto quest'ambito. Aveva capelli così lunghi che quell'anno, dopo che fece 11 punti in Serie A contro Livorno, al suo esordio, diciamo, i suoi compagni hanno avuto la felicità di rasargli. Solo per te, Erano solo per te. veramente tanti. Dove vuoi arrivare il Villa San Giovanni? Il Villa San Giovanni secondo me deve porsi come obiettivo primariamente quello di ritrovare la propria casa, quindi di giocare qui a Villa. E seconda cosa che è molto fondamentale secondo me, coinvolgere tutta la cittadina, invogliare gente a assistere alle partite e divertire il pubblico. Se il giocatore si avvicina di più a Vincenzo Meduri, che è un'istituzione da queste parti, senti un attimo di pressione. No, no, pressione no, Lo giocherai perché con io insieme. spero di giocarci con, perché sarà una cosa interessante pure per me. E Enzo l'ho già conosciuto nell'esperienza con la cestistica gioiese. Sono sicuro che, come è già stato negli anni passati, lui saprà indirizzarmi e consigliarmi per migliorarmi personalmente. E sono convinto di trovarmi benissimo insieme a lui. E sarà una sfida per il coach farci coesistere, però Sebi non avrà alcun problema. Il coach. Sebi per me è una garanzia, è stato quello che negli ultimi 4 anni ha valorizzato me, giocatore, veramente in maniera esponenziale. Ha trovato il modo di valorizzare i miei punti forti, di, diciamo, limare e poi migliorare ove possibile i miei punti deboli e farmi diventare un giocatore rispettabile in questa categoria. Perciò non posso altro che dirgli grazie e di essere contento ancora una volta di poter condividere un'altra annata con lui per poter migliorare quanto più possibile anche Coach. quest'anno. Il coach. Il coach è una persona super.
una persona che sa sempre cosa dirti al momento giusto, è una persona che ha creduto in me da sempre. Appena arrivato alla Botteghelle, mi ha veramente fatto migliorare sotto tutti i punti di vista, sia come persona sia come giocatore. E se ad oggi ho la fortuna di, in questo campionato con così poche squadre, se ho la fortuna ancora di essere parte di un gruppo di una squadra di Serie C, lo devo anche a lui. Siamo tutti dispiaciutissimi di non trovarlo qui, però probabilmente farà meglio il Puma. Davide Cuzzola, al secolo il Puma, lo possiamo dire tranquillamente. Consolato. Il Puma ha giustamente deciso di intraprendere la strada più giusta per lui, quella dello studio che adesso sta consolidando con la laurea e giustamente andrà a affrontare magari una specialistica Ma fuori Santo senza il Reggio. Puma Santo, senza funziona. il Puma dovrà trovarsi un altro ruolo atipico o magari troverà il suo vero ruolo, il suo giusto ruolo quest'anno finalmente. Santo. È un testo molto dolente perché comunque con Davide abbiamo condiviso tante partite, tante sofferenze, tante lotte sotto canestro che solo noi due possiamo capire cosa significhi marcare gente di 1,95 m, 2 metri ogni santa partita, essere sotto fisicamente, però con uno sguardo capirci al volo e dire forza, non molliamo, continuiamo. Siamo sempre sul pezzo, anche se qui ci sono più alti di noi, strappiamo questo rimbalzo, giochiamo sporco, dai che la portiamo a casa. Con Davide abbiamo condiviso tanti di questi momenti che veramente mi porterò per sempre con me. Quindi non giocherò lui, mi dispiace, molto, però spero che comunque lui possa, oltre allo studio, affiancare comunque la pallacanestro perché è un giocatore che può giocare anche in Toscana o in qualsiasi regione egli andrà e spero che potrà anche trovare una squadra dove dimostrare il suo valore anche al di fuori di Reggio e Calabria. Il nuovo gruppo del Villa, Santo. Il nuovo gruppo del Villa, come ho già detto al DS Castagnella, al presidente Salvatore Versace, è un gruppo rodato da molti anni. Io con questo gruppo ho giocato solamente con Gianni Vinci e mentre Consolato ha giocato con Vincenzo Meduri e Nino Barrega nella sua esperienza gioia e con gli altri ho condiviso solo momenti al di fuori del campo, quindi con Cristian, con Giulio, con Ciccio Laganà e compagnia. Non ho mai condiviso esperienze sul campo, però sono sicuro comunque anche vedendoli da avversari sul campo che potremmo esprimere veramente una bella pallacanestro perché Sebi secondo me troverà la giusta alchimia per farci coesistere tutti quanti nel campo e renderci il più efficaci possibile. Concelato, ci puoi descrivere il tuo canestro l'anno scorso contro la Viola? Ma Un canestro che balza una sinceramente, stagione. canestro un dell'anno, ragazzi. canestro che ho visto e rivisto penso almeno 100 volte. E l'unica cosa che sono riuscito a dire è che culo proprio. Però. La Viola può addirittura vincere questa gara. Scialabba. Scialabba per la Rocca. Deve tirare. Jovicevic da due. Realizza Pavle Jovicevic. È il canestro della vittoria della squadra di basket Viola, anche se c'è qualche centesimo per la Botteghelle. Sebi D'Agostino. Prontissimi, Schiavone alla battuta. Passa la palla a Scordino da tre. Realizza! Consolato Scordino, la Botteghelle vince! Incredibile giocata di Consolato Scordino. La palla inizia a ballare. È una vittoria clamorosa per il gruppo della Botteghelle Basket che è andato diretto al presidente Musolino. Però poi ripensandoci, vedi, cioè, ti rendi conto di tante sfumature che sul momento veramente Tipo la lavagnetta che vola. non ho capito niente, non ho manco esultato perché non ci credevo che la palla era entrata. E comunque non sono andato io al presidente Musolino, è il presidente Musolino che è entrato dentro il campo e mi ha preso da dietro stringendomi fortissimo. No, è stata un'emozione super, una partita che agli occhi di tutti era ormai persa. Poi il basket è bello pure per questo, ma lo sport in generale è bello per questo e penso che ognuno di noi continui a giocare, anche
in questi livelli, per passione, per amore di questo sport che ci ha fatto innamorare per appunto questi episodi e tante altre cose. E per concludere, chi la vince la C-Silver? Secondo me è presto per dirlo, perché Rende sta costruendo una squadra che io personalmente non conosco i giocatori, però dalle voci che si sentono è una squadra molto competitiva, forse più competitiva rispetto all'anno scorso. Lamezia non si dovrà impegnare per fare meglio l'anno scorso, perché il lavoro che ha fatto Lamezia l'anno scorso è stato veramente sorprendente, sfortunata, però le basi sono solide. La Viss invece ha un bel nulla, devo dire, tutti i ragazzi qui di Reggio, Skurdauskas sotto le planche, non è, cioè è un, una carta, un jolly validissimo. È alto quanto quei due messi insieme. Sì, è largo pure. Forse. E quindi insomma sono tre squadre che se la batteranno fino alla fine, secondo me è troppo presto per dare un giudizio. Ma io la butto lì, si conferma Lamezia, perché ha delle basi molto solide, come ha detto Consolato, ha Conso, scusate. E comunque ha molte conferme nel roster, tutto il blocco dei giocatori locali, più Monier che è un assoluto fuori categoria secondo me in qualsiasi C-Silver d'Italia, ha messo dentro italiani di valore, Leo Faranna con cui ci ha giocato contro 6 stagioni fa, che è un lungo per la categoria, veramente di valore assoluto. La Viss però sicuramente, come Rende, impensierirà Lamezia e le gare casalinghe non credo che Lamezia venga al Popile di Cosenza o vada al Botteghelle vincendo facile, anzi magari cadrà anche, però alla lunga secondo me su gara 5, come è stata diramata la formula dalla Pippo Calabria, secondo me Lamezia la porterà a casa. Barreca o Cusin? Nino Barreca senza dubbi. Barrega tutta la vita. Mussolino o Versace? Inizia, questa è una domanda infame proprio. Una domanda infame. Non si può rispondere. Ancora il no presidente l'abbiamo imparato a conoscere adesso, abbiamo ancora tutta la stagione davanti per apprezzarlo, mentre il presidente Mussolino abbiamo condiviso già emozioni anni sul campo, anni veramente bellissimi, quindi a fine campionato risponderemo, dai. Il nuovo Santo Vazzana alla Botteghelle Basket in Serie D chi è? Allora non sapendo il roster, però comunque qualche conferma la so, se può essere considerato un buon augurio, caro Francesco Cimino, ti nomino il nuovo Santo Vazzana della Botteghelle. Non mi fare rimpiangere queste parole. Controllate il nuovo quanto scordino. Chi è? Non so chi è rimasto alla Botteghelle. Luca, Andrea, Sergio. Ci sono. Allora, se ci sono, io con piacere Luca Todino. Va bene, ragazzi. È stato bello. Ci vediamo prestissimo. Alla prossima, grazie.